Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Continuano i proclami, stavo guardando la Formula 1, continuano i proclami di un presidente che era scomparso, chi lo dava in galera, chi lo dava nella legione straniera. Sicuramente è un presidente che ha problemi a venire in Italia, perché già il giornalista sapeva che non sarebbe potuto venire nella partita più importante dell'anno. Ha detto di qualcuno: questo presidente ha tempo di prendere un volo per vedere la Formula 1, ma non per vedere la partita a scudetto. Quindi c'è qualcosa che non torna, anche perché in 10 ore lui sarebbe a Milano con l'aereo, senza parlare poi dei voli privati, sarebbe a Milano ancora prima, ma a Milano non viene più, in Italia non viene più, è andato a guardarsi la sua corsettina delle macchinine. Ma ragazzi, cioè, leggendo le sue dichiarazioni, lasciano il tempo che trovano, sono dichiarazioni di regime. Che cosa doveva dire Zago, il creditore alle calcagna? Che cosa doveva dire? Che devo restituire un sacco di soldi? Che cosa doveva dire? Che vendo l'Inter? Cosa deve dire Zang? È la sua passerella, ha usato il suo paese, domande pilotate. Poi gli è uscito il giornalista che non sarà presente al derby di domani, quindi alla partita più importante dell'anno non ci sarà il vostro presidente. Non dico a voi che seguite il canale, ragazzi, perché le idee siamo lì. Dico a tanti altri tristi: il vostro presidente domani non sarà più presente, non sarà presente alla partita dell'Inter, va a guardarsi le macchinine, ma non viene in Italia. Continuano i proclami di un personaggio che non mette un euro, lui resterà, lui. Come quando ti proietta sul Duomo Messi, come quando dopo la finale lui ti dice che non venderà nessuno e ne partono cinque, continuano i proclami senza mettere un euro. Stamattina però, attenzione ragazzi, perché stamattina facciamo un po' di cronaca nera. Stamattina c'è un altro giornale che dice Zanga caccia di un fondo, l'Inter oltre le due stelle. E Autry, dicono che Autry ancora non è assolutissimamente fuori dai giochi, che potrebbe scuotere il pegno a rivendersi l'Inter. Quindi anche di questo fondo pinco pallino bisogna capire bene da dove viene la notizia, da chi viene praticamente, da chi viene moltiplicata la voce. Sono sempre loro che fanno uscire queste notizie, quelli che parlavano di che Zanga ricapitalizzava e quant'altro. Quindi finalmente, dopo un anno, ho visto Zhang che lancia i soliti proclami, ma senza mettere un euro nell'Inter. Quindi vedremo quando sarà ufficiale questo debito, che poi andrà a pagare un altro debito. Io, ripeto, incomincio ad essere seriamente imbarazzato ad avere un presidente così. Io mi vergogno ad avere un presidente così, è nel mio diritto dirlo. Qui non siamo in Cina. Qui siamo in Italia, c'è libertà di parola. Io sono letteralmente, non ti di, io sono letteralmente schifato di leggere sul giornale che si sta cercando di fare un debito per pagare un altro debito. Però poi ci sono dei giornali economico-finanziari che parlano espressamente di un'offerta dall'Arabia Saudita. Quindi vedremo come procederà questo discorso di questo prestito pinco, a cui io sinceramente vi dico la verità, ragazzi, non credo. Ma perché non credo? Non credo perché non ha senso. Non ha senso, appesantirebbe ancora di più una situazione drammatica a livello finanziario, e qualcuno che fa le live con 6-4 persone la vuole far passare come vittoria del canale, gente che ha dato 800.000 versioni, non hanno capito. Chi sta parlando di un prestito? Questi pensano che l'Inter venga acquisita dagli americani, ma perché? Perché hanno sparato mille cazzate su americani che non esistono. Tra l'altro, stavate parlando di un fondo anglosassone. Questo mi sembra che sia un fondo americano. Vi siete sbagliati anche su questo. Quindi vedremo un attimino questa pinco pallo. Vedremo innanzitutto se il Corriere della Sera, giornale numero uno economico-finanziario in Italia, ieri sera alle 19:40 parla di offerta saudita sul tavolo della scrivania dell'Inter. Va bene? Questa roba qui non va sottovalutata, perché sennò poi dopo bisogna sempre dire
quello e fa comodo a qualcun altro. Quindi io voglio dire solamente una cosa: il Corriere della Sera è il giornale per eccellenza in Italia. Andassero a dire ai tuttaposter che sono dei cialtroni loro, perché sul Corriere della Sera nessuno può dire nulla. 19:40, Corriere della Sera parla di offerta dell'Arabia Saudita sulla scrivania dell'Inter. Poi il problema dell'Inter è la liquidità. Nel 2027 c'è il bond che scade, quindi Zhang c'è una perdita da riprendere. Quindi, qualora Zhang andasse avanti, bisogna dire a questi fenomeni che nel 2027 dovrebbe tirare fuori qualcosa come 800 milioni, ma non fra 10 anni, nel 2027. Attenzione, nel 2026 scade una perdita di 300 milioni. Attenzione, ve l'ho già detto queste cose, ci spiegassero come fa. Infatti stamattina sono già cambiate le versioni su Pinco, no, Oaktree è sempre in corsa, Zhang sta parlando, ma non era tutto fatto ieri. Ciao Inter.